Di plagio si parlerà e non so quanti ne saranno contenti. Ciao, sono Aurora e racconto per immagini e benvenuti a una nuova puntata di Pillole di Script, la rubrica per tutti coloro che vogliono essere sceneggiatori, ma non solo. E oggi che vedete questo video è il 9 settembre, quindi è il mio compleanno! Yeah, auguri a me! E quindi ho pensato che, anche se è il mio compleanno, quindi in teoria i regali li dovrei ricevere io, di fare un regalo a voi. E quindi ho deciso di aprire un piccolo contest, un piccolo giveaway, e il vincitore riceverà il regalo, l'ultima copia in mio possesso di Charlie nell'armadio e altre distorte percezioni, ovvero una raccolta di racconti molto surreali, alcuni molto più realistici, altri, che ho fatto l'anno scorso in onore del mio 30° compleanno. Sì, quindi quest'anno ne faccio 31. E in cosa consiste questo contest, questo giveaway? In primo luogo, seguitemi sui social, in modo particolare su Instagram, e postate su Instagram una foto di voi al lavoro su un vostro testo, che sia una sceneggiatura, che sia un romanzo, che sia un racconto, quello che vi pare. Fate una foto, taggatemi, avete tempo fino alla mezzanotte della notte tra martedì e mercoledì della settimana prossima, metto qui i numerini per fare questa cosa qui, e io deciderò a quel punto chi sarà il vincitore e lo enuncerò nel video che arriverà tra 2 settimane, e in tal modo il vincitore appunto riceverà menzione speciale nel video, ripost su Instagram e ovviamente il libro, quindi poi vi contatterò per farvelo avere. Mi raccomando, partecipate numerosi, attiviamo la community. E così siamo quasi quasi, sai cosa? Se volete le foto le metto anche sulla mia pagina Facebook quando le avrò raccolte tutte. Dai, mi raccomando, fatemi vedere che anche se è caldo state lavorando. Ora passiamo a parlare dell'argomento della settimana, ovvero il plagio. La settimana scorsa abbiamo visto come a volte prendere ispirazioni da cose di altri e citare cose di altri possa essere chiamato plagio. Io invece, come vi ho detto la settimana scorsa, non penso che sia così, e anche la terminologia ufficiale dichiara che il plagio è l'appropriazione indebita di opere dell'altrui ingegno, sia in forma totale che in forma parziale. Quindi, nel caso ad esempio di una sceneggiatura, nel caso ad esempio di un testo, il plagio vero e proprio, nel senso pulito del termine, è: prendo il testo di qualcuno, ci sbianchetto il nome e ci schiocco il mio. Oppure prendo il testo di qualcuno, ne prendo un pezzo e dico che l'ho scritto io. Questo è proprio il plagio più palese, più classico, ma lo vediamo soprattutto purtroppo con magari i temi delle superiori, che magari gli studenti vanno a prendere dei pezzi di analisi di altri e li mettono nelle loro tesi di laurea, abbiamo visto, perché siccome le tesi di laurea sono un pochino in questo mare di non è esattamente un mare molto controllato, allora magari, capito, io vado a fare una tesi un po' strana, la prendo da un sito di un'università, la copio e la faccio. Questo è un reato punibile per legge, il plagio è un reato punibile per legge. Ci sono degli organismi che controllano e tutelano questo tipo di situazioni, e se mai vi dovesse capitare che una vostra opera è stata plagiata, rivolgetevi al vostro avvocato, fate denuncia e proteggetevi. L'invio appunto del materiale in una piattaforma che possa marchiare la vostra opera, oppure la SIAE, ovviamente, sono tutte cose che potete fare per tutelarvi dal plagio. E vi consiglio sempre, qui mi ripeto, di non mandare mai a nessuno che lavori nell'ambito del cinema, dell'editoria o della narrativa un vostro testo senza averlo protetto prima. Questo perché vi garantisce di fronte a potenziali contenziosi, e adesso vi spiego che potenziali contenziosi potrebbero sorgere.
se un plagio palese è appunto prendere un pezzo di un testo e riprodurlo, i plagi più difficili da portare in giustizia sono i plagi non palesi, ovvero quelli dove tutta la trama è uguale tranne una cosa, tutto un personaggio è uguale tranne una cosa. Sono quelle appunto quelle leggere rielaborazioni. Abbiamo visto nel video precedente che appunto per plagiare un'opera non è necessario, non è sufficiente prendere degli elementi di quell'opera e citarli, se no a Tarantino ce l'eravamo giocato già da mo', perché quelle sono citazioni, sono influenze. Ogni volta che leggete un testo che magari ha una critica che lo precede o che lo segue, magari il critico dirà che l'autore è chiaramente stato influenzato da, che si vedono le influenze di, quindi se nel vostro testo sono presenti degli elementi che citano o che elogiano o che ricordano qualcosa che avete letto in passato, non si può considerare plagio. Ad esempio, vi ricordo che 50 sfumature di grigio, si può o meno discutere sulla validità di quest'opera, però 50 sfumature di grigio è nato come fanfiction di Twilight. Poi che cosa ha fatto l'autrice? Ha cambiato i nomi ed è nato quello che è nato. Questo ad esempio è dimostrazione di quanto piatti siano sia i personaggi di Twilight che i personaggi di 50 sfumature di grigio, ma vabbè. Il plagio sarebbe se appunto i mondi, i design, i concept art, cioè queste cose che sono ciò che caratterizzano l'unicità di un prodotto siano stati copiati interamente. Non so se vi ricordate, negli anni 90 giravano tantissimo le cinesate tarocche plagiate tipo dei Pokémon e vedevi Pikachu che era Pikachu ma era verde. Queste cose di... oppure magari usciva Kung Fu Panda e dalla Cina arrivava Karate Panda. Questi sono più o meno plagi, nel senso che prendono la versione originale e ne producono una versione tarocca per coloro che, tristissimi, che non hanno accesso alla versione originale. Lo stesso si può dire di certi tipi di biscotti, eccetera, eccetera. Ora, come vi dicevo sempre, per proteggersi dal plagio è fondamentale documentare e registrare i propri lavori, in modo tale che quando si vuole eventualmente portarli in tribunale avete tutte le carte alla mano. Se voi mandate il vostro materiale in giro senza proteggerlo, lì uno vi può dire non abbiamo le prove che tu l'abbia effettivamente scritto. E lì si va a toccare anche un altro argomento, ovvero il fatto che non si può dire che un'idea è plagiata. Le idee sono notoriamente dei processi creativi che generalmente sono frutto del proprio tempo, del contesto, del modus pensandi delle persone, e dato che siamo 7 miliardi di persone, è normalissimo che venga la stessa idea a più persone, è normalissimo che a un certo tipo di problema si cerchi di trovare una soluzione, eccetera. Nel caso di l'idea, che è l'idea stessa, il potere della sua creazione, ovviamente esiste l'ufficio brevetti, no? Quindi puoi depositare l'idea, puoi depositare il concept, siti come Patamu ti permettono di registrare proprio il concept, però lì è molto sfumato il concetto di plagio, perché la stessa idea può venire a un'altra persona. E vi ricordo che l'invenzione del telefono, dell'elettricità, del cinema
non è un caso che la stessa idea sia venuta a più persone contemporaneamente, e tuttora la paternità di queste appunto idee è in mano non di coloro che effettivamente l'hanno inventato prima, ma di coloro che sono stati più capaci di andare avanti con la loro opera. Ed è lì anche un'altra cosa importante: non vi attaccate al oddio, hanno avuto la mia stessa idea, ah sì, e io a 15 anni ho scritto un romanzo sui vampiri, era una storia d'amore, 2 anni dopo è uscito Twilight, che dovevo far impiccarmi? No, il mio romanzo aveva una trama differente, tuttavia io ho deciso di metterlo in un cassettino e aspettare, tuttora è lì che aspetta, povero Cristo. Però non ce l'ho con la Meyer perché ha avuto un'idea quando l'ho avuta io, perché è normale. Quindi il consiglio che vi do: registrate l'idea, registrate tutto quanto, eccetera, registrate la vostra storia, ma soprattutto, se qualcuno ha la vostra stessa idea, non vi arrabbiate troppo, non gridate al plagio, ma lavorate su sviluppare la vostra, su dare alla vostra veramente la voce originale di cui ha bisogno. Perché potrà capitare, è già successo, che film con la stessa trama siano usciti a distanza di poco tempo, serie con lo stesso concept, però quello che fa la differenza è il modo in cui queste storie vengono sviluppate, ed è lì che dovete proteggervi, ed è lì che dovete rendere il vostro lavoro il più unico possibile. Quindi mi raccomando, proteggetevi, come quando fate all'amore, proteggetevi quando mandate i vostri adorati in giro per il mondo. Quindi mi raccomando, la vostra fotografia, mentre state lavorando alle vostre opere, protette o meno che siano, mandatela taggandomi su Instagram, qua trovate il link, seguitemi, taggatevi, e scopriremo quindi chi avrà vinto questo racconto, questa serie di racconti. Ci vediamo la settimana prossima con un nuovo video.